qualsiasi parola senti, anche che non c'entra nulla, magari dilla magari con l'audio amplificato, eccetera. Ci rifà la condurre, eccetera. C'è la bambina qui? Qui cosa fanno? Questa applicazione acquista in questa stanza. Ovviamente se io mi sposto potrebbero esserci più voci, meno voci, più rumori. Sì. Diciamo che non so se sono contrario. Via. Muovilo. Cosa devo muovere? Morte. Cosa c'è stato qua? Tanto ci sono stati dei rituali. Sì. L'hai sentito? Sì. Ok. Sentivo Hai sentito pure morte? Ok. Morte. Una voce brutta. Una voce bruttissima. Ok, io. Però qui vorrei parlare con la bambina. Io. Di là peggio. Qui c'è la bambina. E dov'è la bambina? Qua sopra, ma da risentire. E sei qua sopra, bimba, vieni qui, sono la ragazza che è venuta tante volte con Dave. Certo. Ti ricordi di noi? Non vuoi farti sentire, stai illuminando tantissimo, sei qui proprio accanto a me. Sei accanto. Rimanere. Ok, non mi muovo. Tu non smetti di brillare, bello mio. Non so, ragazzi, se lo vedete. Ma non smette di brillare. Sei in questo angolo? Ridurre. Ridurre Che che cosa? cosa? Vuoi che smetto Con le di fa domande? due? Secondo me con le domande. Ok. Ma vuoi che scendiamo giù? Non smettere per là. No, lui è Adesso qua. no. Liberare. Vuoi essere liberato o liberata? Ma sei qui per farci del male, no? Oddio, ma ricordo, sei qui per farci del male? No. Ma smetti di brillare un attimo. Vuoi essere liberata? Dovere. Che dovere hai? Non si ferma. Ma lei è qua? Secondo me è la Sono tutti bambina. qua. Sono tutti qui sopra, giù non c'è nessuno. La stanza era sì. Ma qui sì, c'è stata la stanza, la cucina, stanno qui. Sì. Azione. Azione. Dovere, azione. Vuole fare qualche azione. Sì. Che azione vuoi fare? Vuoi offrirci un caffè? O vuoi un caffè? Cioè, il K2 non si ferma. Fino al rosso. È giallo fisso. Vuoi offrirci un caffè? Lei è qua. Ragazzi, cioè. Preciso. Cioè. Quindi è sì. Sì. Quindi ci vuoi offrire un caffè? Ok. Di Grazie. grazie. Grazie, perfetto. E ha smesso di brillare. Ha smesso di brillare, ragazzi. No, ha ripreso. Appena ti sei mosso ha ripreso. Madre. Stiamo parlando con la madre. C'è la madre? Stiamo parlando. Oh, raga, raga, raga. Cioè, non riesco a parlare, sono bloccato. Madre.
Ok. Sei la mamma della bambina? Esatto. Guarda. Storia. Sì, la sappiamo la tua storia. Volevamo sapere qualcosa in più, se era possibile. E perché hai compiuto quell'insano gesto? Noi non vogliamo farti del male, non siamo qui a fare rituali, vogliamo soltanto sentire. Sentiamo la tua storia. Ok, raccontamela. Raccontamela, dici qualcosa. Mostra. Sentire. Dobbiamo ascoltare qualcosa, stai facendo rumore? Il K2 non brilla più. No. Il K2 non brilla più. Non c'è più. Prossimo. Prossimo? Sentire, storia, prossimo. Storia, sentire, prossimo. Bimba, prima mi hai scritto nella REM mancale, sei tu. Cosa ti manca? Moglie. Sì. Ma sto parlando con il papà della bambina? Di brividi assurdi. Cosa ti manca, bimba? Io non ho tanto tempo per stare qui oggi. Quindi le risposte che mi devi dare le puoi prendere tramite l'energia, la puoi prendere tramite il cellulare che ho in mano. E solo dal cellulare che ho in mano. Bimba, io forse prima ho parlato con tua madre. Sì, da bimba proprio. E tua mamma ci ha chiesto una cosa. Ci ha chiesto se chi voleva il tuo perdono. Sì, il tuo perdono. Perché tua mamma fa difficoltà a entrare in casa. Mamma. Ragazzi, hai sentito me? Mamma, sì. Mamma. Sì, la tua mamma, bimba. Io so che quello che ti è successo è brutto. È vero? Però se puoi... Che? Ok. Se puoi perdonare la tua mamma. Perché lei non entra in casa, in questo momento lei si trova su al piano superiore, dov'è il mio amico Dave, il ragazzo con me l'altra volta. Andiamo. Mamma, di nuovo. Padre. Padre. Ok, vuoi anche il tuo papà, ma io in questo momento non so dov'è il tuo papà. Che cazzo è stato? Non lo so, non voleva di là. No raga, no raga. Ross, si è mosso. È in quell'angolo lì. È lì. È davanti a noi. Sì, sei qui. Peccato. Hai fatto un grande peccato. Guarda, è qui. Sta davanti a noi. Vorremmo conoscere bene la storia. Jason. È qua. È rosso. Jason. Qualità. Quali qualità? Che tu hai? Qui, perché io stavo qua, non brillava così tanto, no. Raga, qui non brillava tanto, cioè, ma qui è una cosa assurda. Si è spostata, ce l'hai? No, adesso ce l'hai davanti, portatelo verso di te, è davanti a te. Bravo, si è spostata. Proposta, ok, dici.
Ci vuoi fare una proposta? E che proposta sarebbe? Capire. Capire. Dobbiamo capire che cosa? Lui. Proposto, lui. Capire lui. Il padre. Dobbiamo capire il padre. Tuo marito. Noi lo capiamo. È andato in guerra. E non è più tornato. Silenzio. Ok. Sento musica. Sì. Cuore. Cuore. Quella era la parola. Sentire. Sentire. Silenzio. Dobbiamo sentire il cuore? Ma senti la musica? Sì. Le ragazze non possono essere che... No. Non credo. Peccato che un sistema. Sistema, dobbiamo sistemare qualcosa. È qui, c'è. Ti fai sentire se sei qui. Voglio che gentilmente ti fai sentire con un suono, un sasso, un qualcosa. Un qualcosa. Limite. Limite di che cosa? È difficile, forse. E ovviamente ragazzi io con le cuffie poi in molte parti di montaggio sento meglio, quindi... Sì. Posso farvi una domanda? In questa stanza dove ci troviamo io e Chiara, adesso, mi date una risposta netta, chiara? C'è stato un rituale? Sì? No? Mettetevi d'accordo? Qui serve, può essere. No. No. Ok. Stiamo parlando, con chi sto parlando? Mi puoi dire il tuo nome? Io sono Eleonora, la ragazza che dice a me è Chiara. Come vi chiamate? Tommy? Ho capito Domi. Dome? Ok. Dome. Come vi chiamate? Bimba, come ti chiami tu? Beatrice? Anna? Bimba, se sei qui, come ti chiami tu? Magari lo stranogliamo, ma io non capisco senza... Bimba, o la mamma, se sta da qualche parte. Mi potete dire come vi chiamate? Io mi sono presentata. Lucrezia. Io sono Beatrice. Ok, Beatrice, tu l'avete sentito? Sì. Magari Lucrezia e Beatrice. Ti chiami Lucrezia? Certo. Ok. E c'è anche una Beatrice? Sì. Lucrezia è la mamma? Sì? Ve lo richiedo. Lucrezia, sei la mamma?
Sì, però immagini lei. Ok, Beatrice. Che cazzo mi ha toccato? Lo so, ma mi sono sentita toccare. Mi hai toccato tu? Ops. Via. Brividi. Beatrice, sei la bimba? Già, sotto, lento. Te lo richiedo, Bea, perché forse la tua voce è troppo sottile. Beatrice, sei la bimba? Sì. Ok, quindi Lucrezia è la mamma. Sì. Oh madonna, questo è... E Beatrice è la bimba? Sì. Ok. Ci siamo. Grado. Limite grado. Il capo tu ha smesso. È tornato lì. Che qua niente, guarda. È proprio qui davanti, guarda. A noi. Guardate. Eccolo, lo vedete? Cioè, ragazzi, c'è il muro davanti a me. Elevare. Grado. Elevare. No, raga. Qui dobbiamo fermarci, raga. Prima qualcosa che approfondire questa. Non ha mai smesso un attimo. No, qua no. Non ha mai smesso un attimo. Fra. Voglio tornare nella stanza della bambina. Quella che secondo noi è la stanza della bambina. Persona. Bimba, sei qui? Sei nella stanza? No, non c'è più. Non c'è. E si è fermato anche il REM? Sì. Ok, è ancora di là allora. Sì, stanno là. Viaggio. Viaggio? Sei partita per un viaggio? Bene. Padre, sì. Padre è partito per un viaggio. Ma... è lei? La madre ci stava parlando. Sì. Ci stava dicendo comunque voleva... Ci volevo cosa? Ci volevo offrire il caffè e raccontarci la storia. Bravissimo. Esatto. Perfetto. Proprio. La risposta. Sì. Proprio. Dove vuoi che ci mettiamo? Nella... Dobbiamo andare via? O devi scomparire? Stai lasciando questo posto? Vuoi che torniamo di là? Però perché stanno qua sopra? Qui non c'è niente, non credo che l'aria è una stanza. Cantare. Cosa dobbiamo vedere? Sempre qui. Ok, siamo tornati qua. Ti chiedo scusa se eravamo andati in quella che per noi poteva essere la stanza di tua figlia. Provocare. No, non ti stiamo provocando. Assolutissimamente, non ti stiamo provocando. Ti chiediamo scusa. È stata colpa mia. Volevo andare a vedere di là. Ok, ci stavi raccontando la storia. Lo so che potrebbe essere maleducazione. Ci stavo offrendo il caffè. E raccontarci la storia, noi ce ne siamo andati. Ma l'educazione, hai ragione, ma non ti stiamo provocando. Per niente. Terzo. Bene, siamo qua.
Ci stavi raccontando la tua storia. Tuo marito era partito per un viaggio. Viaggio. Macchina. Ha fatto un viaggio in macchina? O sono venuti a prenderli in macchina? È morto in guerra. Tuo marito è morto in guerra. Veramente. Ti ha risposto. Quindi sono venuto. Non parlarci tu. Ci puoi raccontare la tua storia? Com'è successo? Mare. Mare. Hai preso la macchina per andare al mare? Ti resta a rispondere, vedi? Beatrice, io non so se tu prima mi hai ascoltato. Noi siamo persone normali che vogliono riportare alla luce la tua storia, la vostra storia. Mi dispiace. Qui potete provare a comunicare. Lucrezia, se tu vuoi dire qualcosa a tua figlia, puoi dirlo. Colpe. Forse da risentire, ma penso che lei abbia detto colpe. Bea, io so che è difficile perdonare in molti casi. Ma penso che stare qui dentro insieme a una persona che in fondo o comunque ti vuole bene, penso che sia la cosa più bella. Io so che tu hai sofferto. Sempre una figura maschile. È vero, c'è una figura maschile. La figura maschile chi è? Io. Sì, tu, chi sei? Perché dice Gesù? Perché dice Gesù? Gesù. Ok. Chi sei veramente? Io sento una voce maschile, te l'ho detto prima, noi siamo Eleonora e Chiara, sì, mettiamo tutti i nomi. Eleonora e Chiara. Tu chi sei? Io non parlo. Sei qualche spirito che è stato evocato qui? Fai tu. Se faccio io, mi stai dando ragione? Ok. Sinistra. Sinistra. Qual è la sinistra? Sorry. Ok. Sinistra. Cosa c'è alla mia sinistra, alla nostra sinistra? Cosa c'è alla mia sinistra? Che stanza è quella alla mia sinistra? Brutta. 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 È una stanza brutta perché? Lucrezia, Beatrice, io ho 5 minuti per parlare con voi, poi mi devo ricongiungere con Dave. E dobbiamo andare via, quindi Bea, tua mamma prima in macchina ci ha chiesto se puoi perdonarla. Io ho detto che avrei provato a parlare con te. Grazie. Se prendo l'energia tanto devi dire che sì, fate un segno che siete qui. Muovete qualcosa, fate un rumore, noi siamo in silenzio. Ma ragazzi, se sentite qualche parola che non ci sfugge da dare, scrivete nei commenti.
ti dà la flecca. Che cosa di più? Ok. Qualcuno ha fatto un rumore di là? Adesso. Noi. Sopra. Ok, voi sopra state facendo rumori? E scendete pure qua però. Che fate? Loro sopra? Ah, belli. Mica da io. Siamo pure noi, Cosa c'è stato oltre l'abituale qua? Io forse ho capito una parola, ma nulla di me. Che non si può dire, però. Sotto. Cosa c'è sotto? Cosa c'è sotto? Demone. Sotto. Sotto c'è un demone? Via. Ok, ora chiudo la REM perché è mezza. Ok, chiudo la REM un attimo. Grazie per le risposte. Non tocca, si avvicina a te. No. Si avvicina anche a te. Sì. Spazio. Vuoi i tuoi spazi? Mi sono spostato. Cioè, l'hai visto? Cioè, mi sono spostato per farti spazio, sì, esatto, magari ero troppo vicino a te o comunque alla bambina. No, raga, non ci credo. Possibilità. Quali possibilità? Vabbè, questo è il telefono, ci vuole adesso. Sì, arriviamo. Qui sopra è... Qui sta impazzendo. No, raga, qui è tosta. Dobbiamo lasciarti adesso, no? Torniamo subito? Gente. Sì, c'è della gente. Esatto.